Piero Calamandrei, Benedetto Croce, Lelio Basso, Tristano Codignola, Alcide De Gasperi, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Einaudi, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Emilio Lusso, Concetto Marchesi, Ferruccio Parri, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Ignazio Silone, Aldo Moro, sono soltanto alcuni dei veri padri costituenti. Qualcuno di loro ha dato la propria vita per la nostra Italia. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo intenzionalmente posto qui davanti soltanto una bandiera, la bandiera che dovrebbe unire tutto il popolo italiano, la bandiera italiana. Sentite quest'altro elenco: Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Angelino Alfano, Dennis Verdini, Ivan Scalfarotto, Stefania Giannini, Beatrice Lorenzin, Federica Guidi, Maria Anna Madia, Roberta Pinotti, Andrea Orlando, Pietro Carlo Paduan, Paolo Gentiloni, Graziano Del Rio, Maurizio Martina, Dario Franceschini, Giuliano Poletti, Davide Faraone. Tutta gente che si è autoproclamata padre costituente. Cari cittadini, mi sono venuti i brividi appena ho letto questa cosa. Vorrei farvi riflettere su una questione, no? Quando si misero al lavoro i padri costituenti, no? Due anni di lavoro estenuante, no? Il governo dell'epoca andò fuori. Capì? Il governo dell'epoca nel 1946-47 capì che un governo non può mettersi al lavoro della Costituzione. Ma sapete perché? Perché la Costituzione deve essere al di sopra dei partiti politici. La Costituzione non può essere scritta da un partito, perché la Costituzione deve tutelare tutti i cittadini.